The Show. Sei già abbonato a The Show Plus? Clicca su abbonati per non perdere la possibilità di partecipare in live alle nostre riunioni creative, quelle in cui scriviamo i video. Clicca su abbonati. A me queste cose mi fanno veramente incazzare. Tu non mi vedrai mai più per il resto della tua vita. Allora avevo ragione io di tutto. No! Tremo l'inferno. Sono voci di corridoio. Vi siete mai chiesti quante cose si possono fare con un telefono? Noi l'abbiamo usato per far morire di gelosia due donne. The Show presenta Gelosia al telefono. Pronto? Pronto? Le voci disperate che avete sentito all'inizio sono quelle di Miria ed Elena. A richiederci uno scherzo alle due ragazze sono stati i loro fidanzati, Christian e Mattia. Fidanzati diversi, obiettivo comune: far sentire le due ragazze due perfette cornute. Sì, salve, sono dell'amministrazione del Policlinico di Bari. Ho un problema perché dovrei riconsegnare al signor Christian... La valutazione del tirocinio è un piccolo pensiero che il Policlinico di Bari ha riservato sia ai tirocinanti che agli infermieri e ai dottori per quest'anno molto molto travagliato. Secondo uno studio condotto da una università americana, il posto di lavoro dove si tradisce di più è l'ospedale. E si dà il caso che il nostro complice Christian abbia appena concluso un tirocinio da infermiere all'ospedale Policlinico di Bari. Il set perfetto per un tradimento tra le corsie, in stile Grey's Anatomy. Altra telefonata, altro tradimento. Pronto, Elena? Mi ha dato il tuo numero Mattia. Piacere, sono dottor Tenace. So tra l'altro che tu sarai una collega tra poco che studi psicologia. Ti spiego un attimo il motivo per cui ti chiamo. In questo scherzo Alessandro si fingerà il dottor Tenace, alle prese con un gruppo di studio di psicologia, durante il quale il nostro complice Mattia avrebbe raccontato di un tradimento ai danni di Elena, la sua ragazza inconsapevole di tutto. Io praticamente sono un dottore anch'io in scienze tecniche psicologiche. In questo momento sto scrivendo una tesi sperimentale di dottorato e Mattia mi sta facendo il piacere di partecipare a queste sedute di gruppo in cui risponde a determinati questionari per la mia tesi. La tesi è Traditi e traditori, la psicologia della scappatella, analisi dei dati multidimensionali applicata alle relazioni di coppia. In questo momento Elena ha appena scoperto di essere cornuta. Siccome noi abbiamo affrontato in gruppo il punto di vista di Mattia, lui mi ha autorizzato a chiamarti per coinvolgerti, per avere un campione più ampio in questa ricerca. E adesso sta per scoprirlo anche Miria. Solo che non riesco a mettermi in contatto col signor Christian. O ha cambiato numero o ho mandato un numero sbagliato. No, non ha cambiato numero. No, io mi sono permesso di chiedere se qualche collega aveva il numero di qualche parente o di qualcuno ha mandato un numero della ragazza. Mi passo adesso il numero e la faccio contattare. E fin qui tutto normale. Christian non ha lasciato il suo numero di telefono in ospedale e giustamente Alessio ha chiesto ai colleghi il numero della sua ragazza. Detto, fatto. Ok, invece, già che ci sono, visto che so che anche lei lavora qui, come possiamo organizzarci per il suo ritiro, per il pensiero? No, io non lavoro al policlinico. Ah, perché mi hanno detto che... Così lei non è la signora... La signora? Tenete bene a mente questo nome. No. Ah. Perché non è stato scelto del tutto a caso e sta per aprire le porte dell'inferno. È un po' imbarazzante questa cosa perché forse hanno sbagliato a dare il nome. Ma chi le ha dato il numero? Un collega di Christian qui in ospedale. Noi sapevamo che lui si stesse frequentando questa, quindi pensavo fosse lei. Il nome infatti è quello di una collega infermiera di Christian. Magari l'ex fidanzata, mi scusi, non volevo... No, stai tranquillo. Che non sta proprio simpatica a Miria. All'epoca si parlava tanto, perché erano, insomma, le coppie in ospedale si fanno subito ricondurre a Grey's Anatomy, quindi è stata una cosa... E Alessio ci mette del suo per trasformare i sospetti di Miria in una certezza. Acqua passata, si sono lasciati, vuol dire che preferiva lei. Se mi fa chiamare allora questo numero... Sì, va bene. Ok, grazie mille. Sì. Salve. Salve. In attesa di scoprire come finirà questo episodio di Grey's Anatomy in salsa pugliese, torniamo al focus group di psicologia. Lui ha sofferto molto la tua gelosia, ha sofferto molto il fatto che tu non ti fidassi di lui, soprattutto in relazione a una determinata ragazza che magari perché è più vicina geograficamente a lui, tu la vivi come una minaccia. Per il suo lavoro di tesi, Mattia ha spiattellato sospetti e punti deboli di Elena al dottor Tenace e il dottor Tenace adesso li sta spiattellando ad Elena. A me... Mattia ha detto che tu sai, ormai sai tutto della situazione con...
di quello che è successo, che anche grazie al percorso che abbiamo fatto insieme voi due siete riusciti a parlarne, lui è riuscito a dirti quello che era successo e avete superato. Beh, già, strano che non ti abbia parlato di un tradimento con la sua coinquilina. Quindi strano che non mi abbia detto niente di tutto questo. In che senso? Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi a dirti tutto. Per il bene della ricerca scientifica, ovviamente. Fatto avvenuto ottobre 2019, hanno dormito insieme, inizialmente ha negato. Dice che avete risolto, infatti la mia prima domanda era: si deve confessare un tradimento? E sorprendentemente, Elena risponde a tutte le nostre domande. In ogni caso sì, i tradimenti secondo me si devono confessare, sì. Come si dovrebbe mantenere il fragile equilibrio tra i bisogni emotivi soggettivi, desideri sessuali e bisogno di stabilità? Dottore, mi scusi, ma quindi la tradita rifiuta l'idea del tradimento per non soffrire, oppure Mattia non ha parlato proprio del tradimento? Ma quanto... Dottore, ma non potrebbe essere questo un meccanismo di difesa? No, davvero, io non posso... Potrebbe essere un meccanismo di difesa, ma quanto ho capito Elena ci sta dicendo oggi che Mattia in realtà non le ha mai parlato, quindi Mattia per tutelarsi potrebbe aver detto a noi, aver mentito anche a noi, dicendoci di aver confessato già quello che è successo con... E ricordiamo, per lui si è trattato di amore. Come in una lezione di anatomia, stiamo per assistere alla vivisezione del cuore di Elena. Lui mi ha parlato come se tu sapessi tutto, cioè come se tu sapessi i Lancusi della casa, del fatto che verso fine 2019 c'è stata questa intesa tra loro due, è capitato che dormissero insieme, che poi fosse scattato qualcosa, si sono visti l'ultima volta quest'estate perché è stata l'unica occasione che ha avuto lui di andare a Salerno, e che però tu ormai sapevi tutto, stavate costruendo insieme un percorso di ricostruzione del vostro rapporto. No, non è andata propriamente così. Se ha preso in giro tutti quanti, a questo punto adesso credo che sia inutile che io e lei stiamo al telefono, che lei senta Mattia, lo sentirò anch'io, anche perché ci sono delle persone qui che stanno partecipando. Guardi, io chiudo adesso e chiamo Mattia. In entrambi i casi le micce sono state accese. Come avranno reagito le ragazze? Saranno esplose? Noi siamo in grado di soddisfare la vostra curiosità perché abbiamo chiesto ai nostri complici di registrare le chiamate. Questo è quello che è successo. Mi hanno chiamato dal policlinico, mi hanno detto che hanno chiesto a un collega di un suo parente, gli hanno dato il mio numero, dicendogli che sono la ragazza, e poi mi ha chiesto invece lì quando verrà a ritirare le sue cose. Perché sappiamo che anche lei lavora qui in policlinico. Dico, ma che mi scusi, lei non è... Ah, chi mi è? La tua ex fidanzata. La mia ex fidanzata? Sì. Io di una ne conosco, che sarebbe quella là che mi sgamasti i messaggi. Io non avevo interpretato i messaggi in quel modo. E infatti, cioè io avevo soltanto chiesto di andare a prendere un caffè. Sì, ma a quanto pare non è così. Ma non c'è stato nessun tipo di frequentazione. C'è stato qualcosa, però. Che cosa, in che senso? C'è stato qualcosa. Ma semplice amicizia, cioè nel senso quando stavamo in reparto. C'è stato qualcosa. Che cosa? C'è stato qualcosa. Cioè nel senso stavamo insieme durante il turno. Cioè nel senso che cosa facevate? Dimmi per favore. Che cosa è stato? Cioè nel senso c'erano scambi di baci. Ma se era capitato una volta. Ma forse una volta. È un abbraccino. Ti ho detto forse una volta. Oh. Muta. Pronto? Poverina, starò piangendo. Almeno dammi il numero, cioè, per capire. E sono questi i momenti in cui un semplice Alessio pensa: brucerò all'inferno. No. No, sta piangendo. Mi dici la verità, per favore. Che verità ti devo dire? Mi hai tradita. Non ti ho tradita. Cristiano, per favore, te lo chiedo per favore, te lo chiedo per favore. Non ti ho tradita. Mi tradi, Cristiano, te lo chiedo proprio per favore, ti chiedo per favore, dimmi la verità, per favore. Ma ti sto dicendo la verità, allora dimmi che non vuoi sentirti dire la verità, ma vuoi sentirti dire quello che vuoi, cioè... E cosa c'è stato? Che bravo lui, eh. Ti ho detto, c'era soltanto confidenza, cose così, ma niente di che. Ora sto venendo a sapere, mi abbracci, sto venendo a sapere di battuta. Mi dici per favore la verità. Senti, dammi il numero di questi che me la vedo con loro, perché voglio capire cosa vogliono dire. No, scusami, ma io vorrei capire che cosa... Non mi dire questa cosa,
ho capito, ma la risolviamo. Io ho bisogno di sapere che cosa ti hanno detto pure, no? Preparatevi perché state per assistere ad una scena inedita. Cristian, mi puoi dare il numero di questi per piacere? Ora voglio prendere il telefono di Danilo. Beh, mi chiami col telefono di Danilo e io sento la conversazione con questi. Miria è orgogliosa di presentarvi la chiamata 3, la snicciata definitiva. Dopodiché tu non mi vedrai mai più per il resto della tua vita. Prima di scoprire se l'ardito piano telefonico di Miria avrà successo, torniamo dalla futura psicologa Elena, che ci aveva salutati dimostrando aplomb, rigore professionale e buone intenzioni. No, non è andata proprio così, è schifo di Mattia. E invece con il suo ragazzo è finita ugualmente a schifio. Ma chi? Guarda, io sto studiando, ok? Stumbata nello studio, no? Mi è fatta una chiamata, una telefonata, io ho riso e scherzato, vera e buona, però a me queste cose mi fanno veramente Perché? Che se non ho capito, che è successo? Ma mi vengo a raccontare... Non ho fatto... Cioè io non ho capito, che stai dicendo? Mi ti hanno chiamato? Questa è una tesi sperimentale e tu l'avresti aiutato in questa tesi. Praticamente hai fatto parte pure tu di questi gruppi dove hai parlato di... Ma che ti ha, posso sapere che ti ha detto? Tu gli avresti io mi fido detto del mio ragazzo. In realtà c'è stato un tradimento fisico, a livello fisico, che hai iniziato a dirmi cose e a travisare cose che tu non hai detto a me. Il tradimento fisico, che siete stati insieme a dormire, non è che me lo sono inventato, l'ho sentito con le mie orecchie da questo qua. Io gli avevo promesso che prima aveva detto di dirlo direttamente a te, però io non avevo il coraggio e lui ha detto di averlo detto. Mi devi spiegare la situazione, un punto, io voglio questo. Bravo. Io te l'ho spiegata la situazione, è questa, va bene. Non me l'hai spiegata. Mi dici cosa c'è di vero nel rapporto con... La fidanzata psicologa è un bacio... È scappato. E tu continui a parlarci. Per me come possiamo dire adesso qua, subito? Io ci sto parlando con... No, che ci stai parlando con... Questa cosa. Lei nega l'evidenza. Questa cosa, perché lei la tira fuori. Lei la tira fuori. Soldato sei in pericolo. Che la tira fuori. Allora avevo ragione io di tutto. Non è scappato nessuna consumazione fisica. O almeno questo magari ha interpretato male lui. Non mi... Stato... Io voglio sapere le cose come stanno. C'è stato qualche... C'è stato un minimo. Nonostante non ci sia stata alcuna consumazione fisica, Elena crede di averci visto lungo. Allora avevo ragione io di tutto. Secondo me, raga, Mattia non arriva alla fine di questo scherzo. Cioè, ci arriva single alla fine di questo scherzo. Ma adesso scopriamo cosa è successo nella telefonata a 3. Mi chiami col telefono di Danilo e io sento la conversazione con questi. Dopodiché, tu non mi vedrai mai più per il resto della tua vita. Sì, pronto? Salve, io poco fa ho chiamato. Solo che non mi rispondeva al telefono e ho chiamato la sua ragazza, ex ragazza, non ho ben capito perché tu eri in reparto con giusto? Sì. Mi ero permesso poi pensando di parlare con lei, di dirle di venire anche lei a ritirare il piccolo pensiero che avevamo riservato agli infermieri. No, vabbè, non è che ci frequentavamo, eravamo amicizie, eravamo un po' in complicità. Appena messo giù io ho risentito anche il ragazzo che mi ha dato il numero, mi ha detto, cioè, che eravate proprio fidanzati, che c'era stato anche un mezzo casino quando vi eravate, diciamo, nascosti nel reparto ortopedia. Mi ha detto che vi aveva coperto, mi aveva spiegato un po' di robe, insomma. No, vabbè, diciamo che erano più voci di corridoio, diciamo che ci chiamavano un po' vere che mere di tutta la crisanato. Mi ricordo. Se solo quegli sgabuzzini potessero parlare. Comunque dai, Deps, a parte gli scherzi, a me serve sapere una data cui tu possa venire a ritirare la tua valutazione e il pensiero. Va bene anche domani mattina. Ok. Va bene. Ciao. Ciao. Oh. Sì, Alessio, tu e tutta la The Show SRL brucerete all'inferno. Anch'io, quindi. Pronto? Poverina, sta piangendo. Ma come sta piangendo? Diana. Sono voci di corridoio, ma non hai sentito? Ho anche detto che erano voci così stupide che ci chiamavano Derek e Meredith, ma sono così. Ehi, mi ascolti un attimo. Era uno scherzo di The Show. Riti. Ma ti pare? Ma lo sai che non fare mai una cosa del genere? Pronto? Elena, ciao, sono il dottor Tenace. M'ha detto ciao. Mattia che hai accettato a partecipare a un incontro con lui. Sì. Armata.
di martello. Armatissima. No, sto scherzando. Perdonaci, è colpa nostra, non prendertela con Mattia, che un po' da paracuzzo si è premurato del fatto che ti dicessimo che era colpa nostra, perché è preoccupato che ti sei arrabbiata. Ma però tu a me hai detto che non ci credevi, però poi un po' ci hai creduto alla fine. All'inizio io ero convinta che fosse uno scherzo, perché lui li fa questi scherzi. Magari adesso ci organizziamo e organizziamo una tua vendetta nei confronti di Mattia, vediamo. Non stare troppo arrabbiata, ma lo perdoni. Sì, no, ma abbiamo già parlato al telefono, figuriamoci. Pace però, fatta. Sì, sì. No, meno male. Se avete bisogno di uno psicologo, io non ho né laurea né abilitazione, ma se volete. Ciao ragazzi, come potete vedere dalla mia capigliatura siamo in zona rossa e non ci possiamo vedere. Però vi vogliamo rassicurare, ci siamo gli appacificati, anzi ve lo faccio dire direttamente da lei. Ciao ragazzi, sì, siamo in zona rossa, però ci siamo gli appacificati, ho perdonato questo monello. Un bacio. Ah, tutto è bene quel che finisce bene. Dammi il numero di questo. Oh, forse no. Ma che numero? Era uno scherzo di The Show. Miriam, mi dispiace un sacco che stai così, ma era uno scherzo di The Show, davvero. Miriam, sono Danilo, davvero, tranquillizzati, era uno scherzo di The Show. Certo. Per favore. Non ci crede. Ma sei scema? Non ci crede. Per favore, dammi il numero di questo. Ma sei scema? Dammi il numero di questo. Dai, ti faccio richiamare The Show, da. Che cosa? The Show. Miriam, non hai sentito. È uno scherzo, uno scherzo The Show. Di The Show. Questo poverino non ha sentito niente. Pronto Policlinico di Bari. Sì. Ti chiedo scusa, era un piccolo scherzo. No, ma non, cioè, ti... non è colpa vostra, tra l'altro. A me dispiace che tu ti sia rimasta male per lo scherzo. No, non esserci rimasta male per lo scherzo. Io credo che se tu ti sei arrabbiata talmente tanto, può essere soltanto un atto d'amore estremo che sottolinea il fatto di quando tu ci tieni a lui. Sono anche un po' psicologo. Però insomma, ci siamo capiti. Sì. Il consiglio che ti posso dare: tienili in muso tantissimo, fallo penare. No, ma assolutamente. Quello, guarda, ti appoggio, però. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, volevo comunicarvi che è andato tutto bene. Ci teneva però comunque a dirvi una cosa dal profondo del suo cuore. Ciao. Ciao. State per assistere alla partita di nascondino meno monetizzabile di tutti i tempi. Più adrenalinico. Più elettrico. Più pericoloso. IIN Plus, caccia all'uomo con taser. In esclusiva per gli abbonati The Show Plus. Se volete che nel prossimo episodio le vittime siano i fidanzati, lasciate un like, perché 100.000 like lo faremo. E se si potrà, lo faremo real, dal vivo. Non so se vi ricordate quella candy che abbiamo fatto a quella fidanzata di Palermo. Non ve la ricordate? Beh, in descrizione la trovate. E siccome vogliamo fare la versione dal vivo, scriveteci nei commenti in quale città secondo voi dovremmo andare a testare la gelosia all'interno delle coppie. Anni fa l'abbiamo già fatto a Palermo con ottimi risultati. Quindi insomma, non so, Roma, Milano, Caltanissetta, Venezia. Cercateci su Instagram, vi lascio qua i nostri tag, perché noi vi ingaggiamo da lì. Facciamo delle call to action, mandateci i numeri dei vostri fidanzati o delle vostre fidanzate, proveremo a fare questo, quello e quell'altro. Quindi se non ci segui su Instagram, non potrai mai essere un nostro complice. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con tesi specialistica e iscrivetevi al nostro canale cliccando qui. Ciao!